Giovedì 18 febbraio ci troviamo a Varese per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Titolo della giornata: le sfide dell'edilizia del futuro, riqualificazione, smart building, sostenibilità, tecnologie, innovazioni. Insomma, tanti temi. Noi ne abbiamo parlato con diversi esponenti di aziende e diversi relatori scientifici. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Scrigno è un'azienda che produce controtelai per porta scomparsa e negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione per cui non più soltanto il cassonetto ma anche tutto quello che è il pacchetto porta, per cui dalla porta basica, diciamo, in laminato, la porta in legno invece con un prodotto di un target più elevato, porta in cristallo e tutta una serie di componenti, per cui c'è stata proprio perché non ci sono più i volumi che c'erano prima, si cerca di andare ad avere delle soluzioni per le ristrutturazioni da poter accontentare il cliente. Scrigno in quest'ultimo periodo qua ha tirato fuori alcune novità, soprattutto nel settore appunto del vetro, con due controtelai, il Dual e il Trial, che sono dei cassonetti apposta per accogliere delle ante in vetro, uno è due porte a trascinamento e l'altro per tre porte a trascinamento all'interno dello stesso controtelaio. E l'ultimissima novità, che ancora non è sui cataloghi, è praticamente un controtelaio per i box doccia. Ma oggi è stata una giornata a mio avviso estremamente positiva, ci sono stati parecchi architetti e un interesse, devo dire, piuttosto alto. È un modo comunque di confrontarsi appunto l'azienda con chi la utilizza poi al lato pratico, perché poi è l'architetto che chiaramente tutti i giorni utilizza e spinge e mette il prodotto nei propri progetti, quindi magari accoglie anche quelle che sono le richieste su cui magari poter poi pensare anche dei prodotti nuovi, e nello stesso tempo vedo che anche loro hanno fame di novità, insomma, ecco, per cui ritengo che sia un confronto estremamente importante.